In questo momento la maggior parte dei programmi televisivi sono fermi, ma non si fa che parlare di nuove edizioni, cambi al timone e possibili cast. Soprattutto dopo la presentazione dei palinsesti sia Rai che Mediaset. Tra le tante trasmissioni molto seguite dal pubblico c'è sicuramente Ballando con le stelle. Il talent dove i famosi si cimentano in balli coadiuvati da professionisti. Per il cast di VIP è presto. Ma la giuria? Ci saranno cambiamenti? In una recente intervista rilasciata a Davide Maggio, la conduttrice ha fatto un po' di chiarezza sulla nuova edizione. E anche parlato del cantante mascherato. Ma liquidato la cosa dicendo che di questo programma se ne parlerà dopo Capodanno. Invece, Ballando con le stelle c'è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti. Di piacere della gente di seguirci. Le parole di Milly Carlucci: dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai 1. La giuria di Ballando con le stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast. Chiuso il cast parleremo di giuria. Milly Carlucci non la vuole. Retroscena su Ballando con le stelle. Dunque non la padrona di casa non si sbilancia sulla giuria di Ballando con le stelle. Eppure, Selvaggia, Lucarelli, NDR, ha detto di essere stata riconfermata? Adesso è un momento in cui si dicono tante cose. Però ripeto, prima cast e poi il resto. Il cast deriverà anche dal budget che ci affideranno, che adesso non è ancora stato deciso, ha proseguito. Stiamo avendo tantissimi contatti. Tante persone straordinarie ci hanno detto di sì, però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone, ha concluso Milly Carlucci. Ma ora Davide Maggio è tornato sulla questione durante una lunga diretta Instagram e parlando di Ballando con le stelle, che stando alle ultime indiscrezioni ha confermato in toto l'intera giuria. Io credo che Milly Selvaggia non la voglia, ha spiegato il giornalista sui social, però credo anche che non abbiano la forza di dirle vattene. Questa è una mia sensazione. Anzi, non è una sensazione. È più di una sensazione. Davide Maggio ha poi rivelato che secondo lui alcune scene viste in trasmissione sarebbero state fatte per mettere in difficoltà proprio la blogger, così da spingerla sempre di più verso l'addio. Sarà così?